Siamo a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio Somma, fatti, storie, personaggi. E questo secondo volume parte dal 1901, l'inizio del secolo, e va fino al 1926, dopo che l'avvento del fascismo e si cambia il registro. Cosa abbiamo messo in questo libro? Ecco, raccolto, è un libro storico, non è un libro fatto da storici, ma un libro fatto, è una ricerca storica. Allora, la differenza è questa. Lo storico studia un periodo, lo elabora secondo il suo modo di vederlo e lo trascrive e lo scrive. La ricerca storica si attiene scrupolosamente a quelli ai fatti storici, senza dare giudizi, senza aggiungere, senza togliere. Questo qua è quello che abbiamo voluto fare anche noi altri, proprio anche a volte di fronte a alcuni argomenti, alcuni dilemmi, ma lo mettevo, ma non mettevo, ma sarebbe meglio aggiungere qualcosa per far capire. Ne siamo riservé, abbiamo proprio fatto la ricerca veramente solo storica, senza nessun'altra pretesa. La PAL parla naturalmente come si viveva a quei tempi, cosa faceva l'amministrazione comunale, come si comportava con i suoi cittadini, com'era la sanità, la situazione della scuola e diciamo, ogni ambito della vita comune di ogni cittadino. La ricerca la sta fatta negli archivi storici, nell'archivio storico del Comune di Somma, in via principale. Però che sta i giornali, che sta i giornali, che sta anche altre privati che hanno dato dei contributi. E di questo dovremmo ringraziare tantissimo, perché anche a San Giorgio mi trova tantissima gente disponibile a darmi fotografie, documenti dell'epoca, che è prezioso, li viene messi nel libro e ti fai che dura tutta per sempre. Se ti tieni nel cassetto, cambia proprietario, cambia, muori la nonna, muori il nonno, tutto va, tuttavia il cenere va, tuttavia se brucia, se rovina, eccetera. Invece quando viene messo su un libro, viene sempre per sempre. Allora ho detto la vita dei cittadini, la vita delle famiglie, 1921-1926, in mezzo che è il grande gruppo della prima guerra mondiale. Noi abbiamo notato nella ricerca che prima della, diciamo, dal 1900 in avanti, prima dell'inizio della guerra, che era un sentore di voglia di cambiare, che era la meccanizzazione, che era tantissimi motivi di cambiare, di migliorarsi, sia anche l'alfabetismo e tantissime altre. Arriva la guerra, quella la blocca tutto, la chiude tutto quello che era stato fatto, va tutto fatta fascia. Non solo, la guerra la lascia 103 morti nel Comune di Somma. Ma questi 103 morti, noi dovevamo cercare di dare un volto sul libro, quando che siamo riusciti. Perché avevamo domandato a destra e a sinistra, Gavio mia è la foto del vostro zio che è morto, il vostro nonno, del vostro. Qualcuno lo vedeva, qualcun altro lo vedeva, sarebbe stata una bella cosa aver dato il volto proprio sul libro a tutti quanti. Oltre ad aver lasciato questi 103 persone morte, che le ha dato naturalmente a casa, che era o l'era la mamma, o la lascia la moglie, ancora peggio. Io trovavo un documento di Don Panardo, che era il parroco allora, con un elenco dei morti in guerra che ha lasciato i figli, oppure mamme che aveva solo quel fiore lì che è morto. Questo a livello, diremo, familiare, personale. Ma anche l'economia la viene persa.
le campagne di disfacimento, perché era mia, c'erano uomini che lavoravano i campi, non era nessuno, era una roba folle, veramente, e non solo, e dopo si è agganciato tutto quanto un decadimento mondiale di tutta l'economia, perciò dopo questa è fatta tracca per 29, cioè di tutti quanti. Un'altra cosa, come dire, qua purtroppo non avendo vedo la schermata, ma non a farmi vedere mille altre cose, purtroppo vabbè, se fa questa cosa. Le amministrazioni comunali, dopo la guerra, sono già negli anni 20, 23, 22, 23, le casse vuote, gente che continuava a domandare i sussidi perché non sapeva in che maniera vivere. Il sindaco di allora si chiamava Zampieri Giacinto e l'ha dato le dimissioni. Non è più stato in grado di sostenere, veramente in coscienza, ma ti sei a posto mio, cosa che fa di fronte a una popolazione così, cosa che dico, cosa che fa, che non era assolutamente. L'altra dimissioni e mi va il commissario prefettizio del 23 grado di dimissione per 3 anni che sta in commissario prefettizio e poi subentra la nomina dei podestà e lì comincia il fascismo e la prossima volta per raccontare quella storia. Questo è solo come presentazione. Ah, un'altra cosa, volevo ringraziare tutte le famiglie che mi hanno dato di me, ma volevo ringraziare anche in modo particolare, non so se qualcuno qua. E più ne approfitto per inserirmi e parlare dell'argomento di cui mi sono occupato, cioè l'argomento sanità. Questo periodo dei primi decenni del Novecento fu caratterizzato da un evento veramente catastrofico che va sotto il nome di influenza spagnola. Di solito l'influenza, penso che tutti quanti almeno qualche volta nella vita l'avete subita, si tratta di una malattia molto banale, non abbia altri problemi di salute, c'è la febbre per qualche giorno, si riposa, prende un farmaco antifebbrile, lo sciroppo per la tosse, dopo si guarisce così spontaneamente. Quindi una malattia complessivamente piuttosto banale, non pericolosa. Ci fu però quella volta, nel 1918, che a provocare la malattia fu un virus particolarmente aggressivo. Colpì tutto il mondo, praticamente contagiò 1 miliardo di persone, la malattia iniziò in Asia, dall'Asia si propagò in America e dall'America i soldati che vennero a combattere in Europa portarono il contagio qui da noi. E l'Italia fu insieme alla Russia il paese più colpito. Non si è mai saputo precisamente quanti morirono. Chi dice su 300.000, chi dice su 600.000, cioè praticamente o metà dei morti in guerra o addirittura gli stessi morti in trincea. E pensate il periodo, cioè già la gente stava piangendo i morti caduti sul fronte, come se non fossero bastati questi lutti provocati dall'odio dell'uomo, ci si mise anche la natura a essere crudele e provocare, si può dire, altrettanti morti, lutti su lutti. Fu veramente una tragedia. Noi siamo stati curiosi di sapere e nel comune di Sonar quanti sono morti. Non è stato semplice, siamo andati nelle parrocchie perché allora i morti venivano registrati sugli appositi libri che si trovano nelle parrocchie. I parroci poche volte mettevano la diagnosi e quindi non è stato semplice. Possiamo dire comunque che approssimativamente morirono 25 persone quell'inverno. Se pensate, è un grosso numero, 25 morti per influenza, cioè oggi sarebbe una cosa assolutamente impensabile. Qui subito nasce una curiosità, cioè perché si chiamava spagnola? Abbiamo visto che no, Asia, America, Europa, è un fatto curioso in effetti. Dovete sapere che a quell'epoca in Italia c'era la censura di guerra, cioè in pratica il governo non voleva che si parlasse
della influenza e dei danni che stava provocando, perché il paese era tutto teso alla vittoria finale e non voleva che il morale della popolazione si deprimesse con queste notizie e questi lutti. Quindi diede l'ordine di non parlare di questa malattia. La Spagna, sapete che era un paese neutrale, là non c'era la censura di guerra e quindi là si parlava liberamente di questa epidemia. E questo aveva dato l'impressione che la malattia fosse nata in Spagna. In realtà avete capito che la Spagna non c'entrava assolutamente nulla, però il nome tradizionalmente è rimasto questo. Fu complessivamente, per il coinvolgimento a livello mondiale, una vera e propria peste. Noi quando parliamo di peste, no, ci vengono in mente i promessi sposi, no? La peste del 1630, Boccaccio, De Camerone, 1348, fu ancora peggiore. Se voi ci pensate, però, è abbastanza dimenticata. Cioè, mentre la peste del 1630 tutti la conoscono, no? Perché tutti hanno sentito i promessi sposi, o studiati, o letti, eccetera, e quindi la spagnola è dimenticata, perché affinché possa un evento così tragico entrare nell'immaginario collettivo, c'è bisogno di qualche opera d'arte che colpisca, che impressioni la gente. Cioè, noi conosciamo tutti la peste del 1630 perché ne ha parlato Manzoni nei promessi sposi, conosciamo quella del 1348 perché ne ha parlato Boccaccio nel Decamerone. Per la spagnola non c'è mai stato nessun artista che abbia scritto un libro, un regista che abbia fatto un film, o se l'ha fatto non se ne è accorto nessuno, perché si tratta di opere evidentemente di così scarso livello che nessuno se ne è accorto. Ecco perché questa spagnola, tutto sommato, è abbastanza dimenticata, sottovalutata. In realtà fu un disastro, anche, come abbiamo detto, a livello del comune di Sona, ben 25 morti, ma probabilmente di più. Abbiamo parlato di una malattia un po' particolare, no? Questa influenza spagnola. Parliamo invece di malattie che già ormai c'erano da tempo, per esempio la pellagra, che andò in realtà migliorando in questi anni. La pellagra, se qualcuno era presente quando ne ho parlato l'altra volta, è una malattia provocata da una carenza vitaminica in chi ha una dieta basata esclusivamente sul mais. Una volta si mangiava polenta e polenta e basta. Questa dieta così monotona creava nell'organismo la carenza di una vitamina che si chiama vitamina PP, e dava origine a dei sintomi non solo a livello della pelle, da cui la parola, ma anche a livello dell'intestino, per cui si avevano delle diarree continue, ma soprattutto poteva a lungo andare prendere l'apparato nervoso e indurre il paziente a delle vere e proprie follie, cioè andava proprio in manicomio. A quell'epoca il manicomio si trovava nella zona San Giacomo, in Borgo Roma, c'è ancora adesso il parco di San Giacomo, una volta c'era proprio il manicomio, e voi non avete idea quanta gente del comune di Sona finiva in manicomio a causa della pellagra. In realtà in questi primi decenni la situazione andò migliorando, perché si capì che appunto la causa era questa dieta così monotona. E allora pensate che fu creato un pellagrosario, appunto, cioè un ospedale specifico per chi cominciava a avere i sintomi della pellagra, in cui la cura consisteva nel fargli mangiare tanta roba diversa, infatti questi stavano meglio. E il periodo in cui si notò un miglioramento fu proprio quello della prima guerra mondiale. Può sembrare un altro senso, ma come? Prima guerra mondiale, miseria, povertà, dovrebbe stare peggio, avrebbe dovuto esserci stata una recrudescenza, semmai, della pellagra, ma no, invece ci fu un miglioramento. Perché? Perché i soldati sul fronte conobbero la pagnotta e la scatoletta di carne, cioè mangiavano meglio sul fronte che a casa loro. E infatti, praticamente nel 1925, la pellagra nella provincia di Verona scomparve e il pellagrosario di Ponton fu trasformato in
tubercolosario, in quanto la tubercolosi purtroppo continuò a mietere vittime. Questo dunque per la pellagra. Per quel che riguarda un'altra malattia, il vaiolo, anche questa è una malattia che provocava ogni tanto delle epidemie, si riuscì a migliorare la situazione grazie alla vaccinazione. Era l'unica vaccinazione che si faceva, era quella del vaiolo, fatta in modo capillare, tutti i bambini. Un bambino non poteva frequentare la scuola se non esibiva il certificato di avvenuta vaccinazione o il certificato medico di aver subito la malattia e quindi di essersi immunizzato, di aver quindi gli anticorpi. L'ultima epidemia di vaiolo nel comune di Sona ci fu nel 1905 a Palazzolo, provocò 3 morti. Curiosa una polemica a proposito di questo fatto tra l'Arena e il giornale diocesano Verona Fedele. Cioè l'Arena pubblicò questa notizia: oddio, sono morte 3 persone di vaiolo a Palazzolo. Il Verona Fedele replicò in modo veramente scocciato, risentito, polemico, accusando l'Arena di fare dell'inutile allarmismo. Cioè, in fondo, cos'era successo? Erano morte solo 3 persone e basta. Cioè, perché fare allarmismo, tanta testare preoccupazione? Questo per dirvi come a quell'epoca il fatto che si morisse era una cosa su via, cioè non facciamo tanta cagnara perché sono morte solo 3 persone. Ecco, altre malattie, per esempio, non ci fu più la comparsa del colera. Il colera nell'Ottocento aveva fatto varie epidemie con parecchi morti nel comune di Sona. Nel Novecento basta, non ci furono più casi di questa malattia. Igiene. Fu fatto un regolamento a livello comunale sulle norme igieniche, che l'avevano fatto anche nell'Ottocento. Nel Novecento ci fu un particolare rigore, cioè controllo, perché la gente osservasse le norme dell'igiene, perché la gente continuava a avere i letamai vicino alle case, allevare animali vicino alle case, se non nelle case. Abbiamo trovato nei registri parecchie multe alle contravvenzioni alle persone che venivano trovate che trasgredivano le norme. Per esempio, particolare attenzione era riservata ai pozzi. Noi siamo tutti abituati all'acqua corrente. Una volta l'acqua corrente era un lusso per i ricchi e tutti quanti si approvvigionavano per l'acqua ai pozzi. Ne sono rimasti alcuni, più che altro da bellezza per i giardini. Una volta erano fondamentali per la sopravvivenza. Ogni tanto l'acqua dei pozzi veniva portata in un istituto di chimica, di laboratorio chimico a Verona per analizzarlo, perché per vedere che condizioni fosse. Beh, nei registri che abbiamo trovato nel comune di Sona abbiamo visto cose da brividi, cioè veramente l'acqua era spesso sporca, perché la gente usava i secchi sporchi, le corde sporche, usavano l'acqua anche per l'abbeveraggio degli animali. Ci fu addirittura il caso di uno che si suicidò buttandosi in un pozzo. Cioè veramente l'igiene dell'acqua dei pozzi costituì un problema non indifferente per il comune di Sona, anche se c'erano regolamenti che vigilavano e anche se si facevano continui controlli, monitoraggi sullo stato dell'acqua. Figura cardine della salute era il medico condottiero, era un dipendente comunale. All'inizio c'erano 2 medici condotti, uno solo per San Giorgio e uno per il resto del comune, perché come abbiamo detto prima San Giorgio era la frazione più popolosa con casolari sparsi e c'era bisogno di un medico che si occupasse da questo territorio vasto e questa popolazione numerosa. Più tardi invece ci fu un solo medico, il dottor Beggiato,
che tra l'altro all'inizio fu a San Giorgio di Salci, e dopo invece se le assome faceva di tutto il comune, probabilmente perché ormai aveva l'automobile e quindi con l'automobile poteva girare. Anche lui era arrivato col cavallo e il bioccio, ma poi acquistò l'automobile, evidentemente con l'automobile poteva girare tutto il comune quando era chiamato. Ecco, ci sarebbero tante cose da dire. Dico solo, questo è la costituzione del partito fascista a Sona, è il manifesto che è apparso a Sona, apparso insomma, la notte, peso ai muri, il primo ottobre del 27, firmato dal sindaco, dal podestà, dai sindacati, eccetera, firmato, è l'inaugurazione della sezione, come siamo arrivati qua nel comune di Sona. Allora, il meccanismo è stato così, elezioni politiche del 21, nella posizione del 21 San Giorgio Palazzolo e Sona ha votato Partito Popolare, Lugagnano Partito Fascista. E questo è stato il primo passaggio, tutti già votava Partito Fascista, qua Partito Popolare. Questo era un covo di democristiani. San Giorgio, Palazzolo, qua che era Guarienti e che era Cinquanti, che era il braccio destro qua nella zona. Boh, il 10, l'ottobre del 22 marcia su Roma, arriva al sindaco una comunicazione del prefetto che i poteri della polizia passano all'esercito, cioè va tutto sotto controllo perché il governo fatta ha dichiarato, ha messo in campo l'esercito per fermare la marcia su Roma. Il re non firma e torna tutto da capo, Mussolini parte e prende il governo. Cosa succede allora a questo punto? Che anche nel comune si creano problemi. Siamo al dicembre del 22, la guerra era finita nel 18, scadeva il mandato amministrativo, il governo lo proroga di 2 anni perché non si poteva votare. Viene eletto sindaco questo Zampieri Giacinto. Chi è Zampieri Giacinto? È un artigiano del legno che in guerra era capitano degli alpini. In guerra aveva anche una scheggia sulla mano, era anche mutilato di guerra. Questo sindaco tiene sulla situazione finché può, ma la disoccupazione era tale che lui aveva sempre gente sotto il comune, tanto che qualche consiglio comunale ha dovuto farlo in città. Per cui ha tentato in tutti i modi, ha mandato i bilanci in rovina perché ha fatto delle spese incredibili, addirittura la strada che dal cimitero di Palazzolo va giù a agganciarsi alla Bussolengo-Pastrengo, ha messo in campo nel 22 questa strada e quindi ha fatto lavorare decine e decine di personaggi. Però arriva a dicembre, sfinito, l'ha detto anche prima Valentino, e quindi dà le dimissioni. Il 2-9-20 febbraio, quindi a un mese dalle dimissioni, vengono convocati i consigli comunali per eleggere il nuovo sindaco. Il 2 e il 9 vanno praticamente deserti, non c'è il numero legale, servono 11 persone, non si presentano perché è una situazione complicata. Il 20, il numero legale c'è, se mi dai però il 20, cosa succede? Il numero 20, guarda, il giorno 20 cosa succede? C'è il numero legale e eleggono ancora Zampieri che non vuole accettare ma lo convincono a rimanere. Quello che lì che si vede malamente, vi dico cos'è, questa è la lettera che Domenico Cinquetti manda al Consiglio Comunale e dice: dispiaciuto per non poter intervenire alla seduta del Consiglio, causa grave ferita ricevuta da elementi fascisti il 18 corrente. Sono a letto e faccio voti perché votiate Zampieri che è capace e idoneo di... E questo è, manca Cinquetti, viene eletto ancora lui, però cos'era successo intanto? Che, se mi dai il 19 un attimo, era successo che, ecco, le scritte di là, era successo che Mazzi Amadio, un sacerdote lugagnano giovane, aveva fatto il curato a Lugagnano, era diventato parroco ad Azzago, a Lugagnano lui, il papà e il nonno, ha regalato il terreno per fare la prima scuola elementare nel 1903 a Lugagnano, e dove adesso c'è la banca popolare, c'era chi lo ricorda, c'era la scuola. Lui a Zago viene, siccome ha manifestato dei dubbi su questi fascisti, eccetera, lì praticamente tentano di incendiargli la parrocchia, di scappare, insomma, viene assalito.
Il consiglio comunale si incazzano poco, scusate il termine, e in consiglio comunale fanno una delibera dove, vedete quelle frasi rosse, praticamente si manifestano disprezzo contro il governo che consente questi fatti. Il prefetto però scrive al segretario e dice: quelle frasi lì che io segnalo, che noi abbiamo segnato in rosso, vanno cancellate. Abbiamo un po' un consiglio comunale di dire sul governo. Allora, se vai su, ti fa vedere il segretario comunale, giù, dice, quella è la delibera esplicita, ancora su. Lui invece di cancellarle, forse perché non l'ha capito, forse perché non voleva, invece di cancellarle, le segna. E c'è scritto a fianco, di fianco c'è scritto: il prefetto ha dichiarato che le frasi assegnate devono ritenersi non scritte. È una roba incredibile, guardate, incredibile. E va bene, e allora facciamo i passi avanti. Allora, Mazzi e Marino, Cinquetti, nel consiglio comunale del 20, nel consiglio comunale che ho detto prima, che è del 20, il sindaco viene eletto. Però un consigliere di Palazzolo, Gérard, è lo francese, come si pronuncia? Gérard. Alla francese, Gérard. Quello chiede al sindaco se è vero che è stato anche lui minacciato. Tenete conto che lui si era già iscritto al partito fascista, era un militare, era un eccetera, per cui non è che gli avesse, però era un personaggio che aveva certe idee, ma non era d'accordo su questa situazione. E lui risponde che non è stato minacciato, però è stato consigliato di dare le dimissioni, però dice: intanto accetto e andiamo avanti. Però cosa succede? Dopo 5 mesi ridà le dimissioni, parliamo del maggio del 23, cioè non lo convincono a restare lì, insomma. Arriva il commissario, che è il segretario della zona del partito fascista, che è un segretario di zona che abitava a Castelnuovo, il quale dopo 6 mesi dice al prefetto: la legge vuole che si faccia le votazioni dopo 6 mesi di commissario, cosa dobbiamo fare? Se mi dà ordine le faccio partire. Però dico, tenga conto, che scrive, ci sono le carte, che qua a Sona se votiamo vince il partito popolare, cosa facciamo? Facciamo votare, chieda al segretario provinciale del partito fascista. Le elezioni non si fanno più. Dopo 3 anni arriva il decreto del governo, nomina il podestà per quel primo decreto nomina il podestà per i comuni sotto i 5.000 abitanti, Sona ne ha 5.018, quindi il podestà non arriva, altri 6 mesi di commissario, il governo fa un altro decreto per tutti i comuni escluso Roma e arriva finalmente il podestà, il quale è il tonnellato di San Giorgio, che era fattore del Conte Giusti del Giardino, e lui resterà lì moltissimo, sarà quasi sempre lui il podestà del comune. Volevo solo aggiungere una cosa, sarebbe da parlare di molte cose. Il comune intende, qua da noi ci sono stati, ve l'ha detto, 103 morti e 209 reduci, eccetera. Il comune ha deciso di pubblicare un volumento per i 100 anni della prima guerra mondiale, ha nominato una commissione permanente di storici, ci siamo noi 4, più di San Giorgio c'è dentro anche l'Acquagini Maria Grazia, sì, Maria Grazia, e entrerà anche, che ne ha fatto richiesta, la Fugati Paola in questa commissione. Siamo al lavoro, presidente è stato nominato lui, quindi si metterà al lavoro con tutti noi per fare questo libretto. Il problema che ci preoccupa è questo. Voi sul libro, forse se mi metti il 47, ci sono i caduti di San Giorgio. Dunque a San Giorgio ci sono stati, su 103 caduti ci sono stati 26. 26, però mentre noi abbiamo, ecco, così ma è solo per farvelo vedere, sono 26 caduti. Mentre abbiamo tutte le foto dei reduci, abbiamo 200 foto di tutti i reduci, dei caduti su 103 ne abbiamo 30. A San Giorgio, che sono 30, che sono 26 mi pare, ne abbiamo 8. Allora qua, signori di San Giorgio, bisogna andare a trovare gli altri, no? Dovete andare a trovarci gli altri, insomma, pare possibile. San Giorgio è cambiato molto, perché c'erano tanti, abitavano qua, sono andati a lavorare nell'industria, eccetera. Però mi chiedo, è possibile che, non so, leggendo Pigli Giuseppe, nessuno conosca i figli di Pigli, i nipoti, di Beligoli Luigi nessuno sa se c'è un altro Beligoli, Cipriani Alfonso, chi ha qua, Leonardo Giuseppe, nessuno sappia se qua esistono. Ecco, un invito è, siccome entro 2 o 3 mesi noi dovremmo uscire con questo libro di cui Nicoli è il presidente, è possibile che non riusciamo a trovare qualche altra foto, perché uscire con i 200 foto di reduci
e un terzo di caduti è abbastanza... ci dispiace molto, vi ringrazio. Ecco, San Giorgio, voi avete una fortuna, avete il territorio più vasto di tutte le altre frazioni, pensate che metà dei 42 km quadrati del comune di Sona è territorio di San Giorgio. E poi avete il territorio più bello perché ci sono le colline morenne, ci sono ancora tanti boschi, ci sono tanti laghetti. E poi un'altra cosa, il comune di San Giorgio è stato anche comune, il comune di San Giorgio. Nel 1805, quando è venuto Napoleone, c'è un decreto dove si vede che San Giorgio è comune, mentre Sona e Palazzolo sono sotto il comune di San Giorgio. La storia è molto lunga, voi sapete che un tempo c'era il comune di Palazzolo, già dal 1200 fino a quando è arrivato Napoleone, fino al 1797. Ebbene, il comune di Palazzolo comprendeva San Giorgio fino a Rosolotti. E naturalmente quelli di Rosolotti, di San Rocco e di San Giorgio si lamentavano, perché oltre che essere comune Palazzolo, era anche la parrocchia, era la vicaria a San Giorgio, che era la pieve di Santa Cristina, che appunto era una pieve e aveva la pieve aveva la facoltà di battezzare solo alla pieve tutto il territorio che dipendeva da lei. Quindi quelli di San Rocco dovevano andare e di Rosolotti a battezzarsi a Palazzolo. Ah, qui c'erano le cappelle, la cappella, era la cappella, quella di San Giorgio, che è stata anche per un certo periodo sotto San Drà. Tu me lo dici? Ecco, 1100. Ecco. 1100. Perché il principale era San Drà. Abbiamo visto che c'è ancora un nome, c'è la Val di San Drà, per esempio, che è la valle, ricorda che una volta una parte del territorio dipendeva da San Drà. Ebbene, questa storia del comune di Palazzolo e di San Giorgio, che era insieme, che voleva staccarsi, è durata 200-300 anni. Sotto la Repubblica di Venezia, praticamente, c'è una prima richiesta nel 1614, credo, e ogni tanto faceva una richiesta al principe, cioè al doge e al suo vicario che c'era a Verona, per staccarsi. E quelli di Palazzolo, effettivamente, c'è nel primo libro. Questa storia è un po' raccontata anche. Quelli di Palazzolo avevano anche dato il parere favorevole, ma Venezia non l'ha mai approvato. Invece, il distaccarsi come comune, come parrocchia, da Palazzolo è stata approvata appena arrivato Napoleone, nel 1797. E quindi, dopo si è staccata e è diventato comune autonomo. Poi, come dicevo, nel 1805, dopo pochi anni, addirittura abbiamo fatto un riordinamento di tutti i comuni e San Giorgio avevamo messo sede comunale. Non sappiamo quanto sia durata, perché sapete che Napoleone nel 1814 è stato sconfitto, quindi dal 1805 al 1814 non sappiamo quanto effettivamente abbia funzionato o se sia addirittura entrato in vigore, perché non ci sono altri documenti che lo testimoniano.